insomma, ogni morte il mio mouse aumenta di valore. Ebbene sì ragazzi, passeremo da un mouse come questo, che vale 1 euro, ad un mouse glorious da 60 euro. Iniziamo con questo bellissimo mouse. Passeremo poi ad un mouse di Wish praticamente, e andando avanti potremo arrivare ad un mouse del valore di 80 euro. Invito subito ad iscrivervi e attivare anche la campanellina. Fidatevi che non me ne pentirete, e soprattutto lasciate un mega like a questo video. Ok ragazzoni, ci siamo, possiamo partire. Sto iniziando con questo mouse della Trust, che ha il valore di 0 euro. Secondo me davvero non vale assolutamente nulla. Naturalmente ogni morte dobbiamo cambiarlo e passare ad un mouse appunto che ha un valore molto ma molto più alto. Allora devo dire, questo mouse non ha tasti laterali, non ha nulla, è veramente un mouse vuoto. Ha 3 tasti, tasto destro, tasto sinistro e la rotellina, non ha nient'altro. Quindi secondo voi vale la pena cambiarlo? Chi lo sa? Cerchiamo però comunque di eliminare prima tutti i team. Ok, benissimo, eliminato. Possiamo andare a prendere un po' di diamanti. C'è anche il rosso, mi sa che ora... No, per quanto? 4 di vita, non ci credo. Ebbene sì, il mouse è aumentato di valore. Infatti, eccolo qui. Mouse di Wish praticamente, è un mouse che non vale nulla. Anche questo fa schifo, però comunque costa di più. Ok, morto. Non abbiamo più il letto, quindi non possiamo più morire. Allora, andiamo a prendere i diamanti e facciamo almeno una sharpness, perché non l'abbiamo. Non abbiamo nessun potenziamento, ragazzi. Non abbiamo nulla assolutamente. Sicuramente, ragazzi, ora il rosso tornerà a prenderci, e questo è poco ma sicuro. A questo punto non torno indietro, ma torno direttamente dal team bianco, perché il team bianco ha lasciato la base scoperta. Letto del bianco distrutto, e posso farmi anche una sharpness. Adesso, l'unico problema è il rosso, perché il rosso, secondo me, ci attaccherà in continuazione. Essendo che abbiamo sharpness, ci siamo messi anche meglio di lui, credo. Infatti, perché lui sta arrivando. Lui ha una protection, però mi sa che non ha sharpness. Intanto becca di sta fireball nei denti. Ok, morto, benissimo. Come avete visto ragazzi, mi sa che lui non ha sharpness. Bianco eliminato? Ah, mi sa che è caduto nel void. Non lo so come, ma va bene, meno un team. Siamo rimasti in 3. Io sono l'unico senza letto. Non lo nego, questa bedroll ora da vincere non è molto semplice, anzi è difficile. Però se almeno ci facciamo una protection, ci potenziamo un pochettino, secondo me ce la possiamo anche fare. C'è il rosso che vuole andare al centro. Vediamo se riesco a prendere. Non ci credo, è caduto nel void da solo. Gli faccio il letto, gli posso fare il letto ragazzi. Ok, Marques OP. E forse ci portiamo a casa questa bedwars. Allora, intanto voglio farmi la protection di livello 2, perché ce la possiamo fare. Ragazzi, siamo messi benissimo, non possiamo perdere. Ok, fireball sul letto del verde. Ma è Invis? È Invis? Non ci credo, è Invis. Non ci credo. Ma sei proprio un... Madonna! Siamo morti! Ragazzi, bisogna cambiare mouse. In realtà è meglio così. Logitech G502. Siamo partiti con un mouse che valeva praticamente 0 euro. Credo che se vai ad un negozio te lo regalano, dicono tieni... Te lo buttano dietro e gli fai, beh, prenditelo. Siamo passati ad un mouse di Wish praticamente, per poi arrivare a Logitech G502. Poi ragazzi, come mouse, indovinate che mouse ci sarà? Non ve lo dico. Però ragazzi, già il Logitech G502 è un buonissimo mouse. Andando avanti ci sono mouse ancora migliori. Però intanto concentriamoci così. Il signor azzurro lo elimino così? Direttamente? Perfetto. Io ragazzi con il Logitech G502 mi trovo veramente veramente benissimo. Cerchiamo di non morire come degli scemi. E tra 24 secondi spawna l'altro diamante. Non mi conviene aspettare però. No, non abbiamo tempo, non dobbiamo perdere tempo ragazzi. Puntiamo al nostro obiettivo, ovvero vincere la Bedwars. Signor Verde, tu sei qui. Già l'armatura. Oddio, mi sputano in testa, muoio. Abbiamo il verde sopra, se si butta su di noi è finita, ve lo dico ragazzi. Ah, è caduto proprio così. Vabbè, questo è scemo, perché ora me lo killo con di knockback in, se riesco. Esatto, e gli vado anche in base. Obiettivo eliminarlo. Ma sta arrivando anche il rosso. Fermi tutti, fermi tutti. Siamo in 3 qui. Ah, il rosso non mi dite che attacca a me. Perché attacca a me? Perché? Cosa devo fare? Ma c'è il verde dietro, ma sei scemo. Ma attacca il verde. Ma attacca il verde, stanno timmando. No, 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 no. Non ci credo. Siamo con il Glorious Model E e ho fatto subito la prima kill. Mi ha portato anche 4 diamanti che comunque sono abbastanza buoni. Ma abbiamo sempre un problema ragazzi, abbiamo perso il letto. Ma perché? Io non volevo perdere Logitech G502 perché mi ci stavo trovando benissimo. Io contro il rosso. Il rosso è il team, quello lì che ci voleva attaccare. Nonostante aveva il verde davanti. Però no, 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 ma attacchiamo il signor Marques tanto. No dai, sto laggando. No, ma posso morire per il... Mi sa che dobbiamo cambiare mouse. Ragazzi, Glorious Model E. Siamo passati dal Glorious Model D, che in realtà mi stavo trovando anche benissimo. Ora cerchiamo di non morire, anche perché sto giocando con il mio mouse principale. Ok, bravissimo, muori. Ora vorrei subito eliminarmi il team verde. Vediamo il letto, io lo rompo. Oddio! Ma che fa? Ma si è
tippato. L'unica speranza di oggi, SteelSeries Ravel 600, il mouse più costoso che ho. Stiamo parlando di 80 euro di mouse. Ah, il verde è direttamente andato al centro, è morto dall'azzurro. Ok, noi ragazzi sapete che non possiamo più morire, ma assolutamente per nessun motivo. Quindi dobbiamo vincere e basta. Il bianco qui che sta facendo? Ma sta laggando. Ok, vai vai vai, lagga. Mi fa un sacco piacere se laghi, bro, davvero. Il letto lo hai perso, bene. In effetti io stavo pensando di mettere una trappola, ma anche se metto la trappola è un po' inutile, perché tanto ragazzi, sempre che non possiamo morire, non mi posso nemmeno buttare nel void. Ora lui andrà in base nostra a distruggerci il letto. No, ho detto no. Mamma mia, mi sono cagato addosso. Mamma mia, ma com'è arrivato questo bianco qui? Siamo rimasti in tre, ragazzi. Non siamo nemmeno tanti. Il problema è che dobbiamo vincere per forza. Allora, andiamo a fare intanto una sharpness, perché ragazzi, io ho solo una protection e non sono messo per niente bene. Rimane il blu da eliminare e il pink. Io spero che si attaccano tra di loro, perché veramente se vengono ad attaccare a me, che sono l'unico senza letto, potrei arrabbiarmi. Quindi, il pink è lì, è in base sua e va bene. Il blu non lo so, però è il letto, quindi è possibile che anche lui è in base sua. Anzi, eccolo lì al centro. Io potrei approfittarne, perché dopo il verde c'è la base blu, quindi quella lì dovrebbe essere la base blu. Il blu sta facendo il giro di smeraldi, quindi vuol dire che lui circa ha 8 smeraldi. Si fa distruggere così la base? Ah no, invece sta tornando. Secondo me ha una fireball. Ok, non ha nulla, invece no. Si è disconnesso? E si è riconnesso. Che scemo, ha utilizzato la tattica. Va bene, signor blu, vabbè. Eliminato. Non ci credo. Non ci credo, ragazzi, è stato eliminato. Uno contro uno. Abbiamo perso il letto e va benissimo. Devo distruggere il letto al team pink. Non possiamo perdere per nessun motivo al mondo. Dobbiamo solo vincere. In realtà, ora pensandoci, se faccio un collegamento lì, arrivo in base grigia, abbiamo il pink praticamente alla nostra destra. Se ne è accorto? Se ne è accorto. Becca di una fireball sopra i denti e vai nel void. Esatto, proprio così. Vai, vai, vai. Tu mangiamela d'oro. Mangia. Intanto ti vado a rompere il letto. Fireball lì? Non ci credo. Va bene, gli posso rompere il letto, ma lui sta scappando. È andato verso il centro. Benissimo. Ho fatto anche un manic miner. Abbiamo la speed che ci aiuterà sicuramente a vincere l'ultimo fight. È caduto? Benissimo, ragazzi. Ragazzi belli, abbiamo concluso appunto con lo SteelSeries Ravel 600, un mouse bestiale dal valore di 80 euro. Siamo partiti comunque con un mouse di merda, ricordatevelo. Io vi saluto e vi ringrazio che siete arrivati fino qui. Lasciate un mega mi piace, soprattutto iscrivetevi e attivate la campanellina, perché è fondamentale. E noi ci vediamo alle 15 domani con un nuovo video. Non mancate. Bello.